Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Mi presento, sono Daniela Mecconi e siamo oggi, introduco oggi, presento oggi l'evento che ha come titolo Strategie e strumenti per una didattica tutoriale. Quindi come combinare risorse e strumenti digitali per svolgere un laboratorio a distanza. Questo è il quesito, diciamo così, a cui risponderanno le nostre due relatrici dell'evento di oggi pomeriggio. Quindi nel webinar proporremo alcune possibili strategie per predisporre attività in ambienti online, creare gruppi di studenti, scegliere risorse e piattaforme digitali, open e non solo. Quindi le risorse quindi potranno essere integrate nella progettazione di attività collaborative e di autovalutazione degli studenti create nel proprio insegnamento. Quindi direi che assolutamente in linea con tutte le attività che stiamo facendo in questo periodo. Le nostre relatrici sono molto conosciute, quindi le presento perché però è con grande piacere che di nuovo le abbiamo con noi. Quindi abbiamo la dottoressa Sani Candro, PhD in Pedagogia Sperimentale, Instructional Designer presso il Centro Edunova e Tutor Online del corso di laurea in Digital Education. L'altra relatrice è la dottoressa Claudia Bellini, PhD in Pedagogia Sperimentale, Instructional Designer presso il Centro Ateneo Edunova e Tutor Online del corso di laurea in Digital Education. Quindi do la parola a Katia, la dottoressa Sani Candro, che comincerà la presentazione di oggi. Buon pomeriggio. Grazie mille, grazie della presentazione a Daniela. Innanzitutto un ben trovati nuovamente. Come sapete, l'incontro di oggi riguarda proprio degli strumenti e delle strategie, per così dire, per una didattica laboratoriale. In questo momento particolare in cui ci si chiede spesso come attività, in un certo senso, che avvenivano in aula, però in ottica laboratoriale, possano essere riportate in un ambiente di apprendimento, potremmo dire, digitale, quindi un ambiente online. Non abbiamo le risposte a tutte le domande, però vi portiamo un po' di esempi, suggerimenti, come vi dirà Claudia, scintille, per riflettere su quali che possono essere le strategie e le soluzioni per attrezzarci e per attrezzare anche i nostri studenti e le nostre studentesse. Come vi sarà capitato molte volte di sentire, o nel caso ve lo spiego subito, noi ci troviamo in quello che viene definito un digital learning environment, cioè un ambiente di apprendimento spesso digitale che è composto da diversi elementi, ma può essere anche uno spazio fisico. Quindi l'ambiente di apprendimento, come sappiamo, è sicuramente rivolto sia a quello che è l'apprendimento individuale, ma anche di gruppo. Vedremo a breve in che senso. Cosa si genera in ambienti digitali? Quello che noi vogliamo fare e vogliamo insomma suggerire in questo incontro è legato sicuramente alla cifra della creatività, ma anche a favorire che cosa? L'esplorazione, la scoperta dello studente, perché come spazio fisico o virtuale il laboratorio e l'ambiente di apprendimento si configurano sicuramente come elementi di spazio. Qui non avremo sedie, tavoli o lavagne fisiche, ma andremo a partecipare a una costruzione del sapere, che quindi non è solo riproduttiva, ma è anche costruttiva, quindi io non riproduco un sapere nel laboratorio, ma in un certo senso, attraverso la guida, ad esempio, di maestri, di modelli, vado ad acquisire una consapevolezza che può essere preziosa per la mia professionalità. Immaginate, insomma, le diversi casi, le nostre lauree, i nostri percorsi. L'altro aspetto riguarda anche quello di incoraggiare, di favorire, ci dice la letteratura, l'apprendimento collaborativo. Quindi la consapevolezza è anche legata al nostro modo di apprendere, quindi come studenti e studentesse, quindi quei processi metacognitivi. È un percorso difficile in questo caso, non è semplice. Però ci possono essere delle risorse, degli strumenti legati alle tecnologie, ma che ovviamente hanno una base metodologica, perché noi siamo proprio all'interno di una lettura metodologica didattica di quella che può essere il laboratorio. In questo senso ci piaceva un po' riprendere una citazione di Sennett legata all'uomo artigiano, no? Il laboratorio visto come spazio sociale. Perché spazio sociale? Perché è uno spazio in cui noi
facciamo esperienza del rapporto con noi stessi in termini di autovalutazione, ma con gli altri. E qui avete una citazione presa proprio dall'uomo artigiano, dove insomma i laboratori, si fa una sorta di parallelismo dai laboratori presenti, noi laboratori artigiani, addirittura qui si torna indietro nel Medioevo, dove noi acquisiamo delle informazioni e quel sapere che è importante. Ovviamente in questo momento di, diciamo, di crisi, di, insomma, di rottura dei paradigmi, in un certo senso cerchiamo, per quanto è possibile, di riproporre questi modelli, ma tenendo un occhio anche a che cosa? All'aspetto della personalizzazione, delle differenze, proprio in tutte quelle attività di gruppo dove cerchiamo di veicolare delle competenze che sono importanti proprio per confrontarci con gli altri. E il laboratorio, oltre all'acquisizione di queste conoscenze, va a veicolare anche il nostro rapporto, le competenze verso gli altri. Immagino delle professioni molto complesse, quindi in quel caso è importante agire su questo aspetto. Quando ci troviamo poi con studenti più grandi o verso la fine del loro percorso, è importante anche che cosa? Ricordiamocelo, valorizzare le conoscenze pregresse che sono state acquisite anche attraverso insomma, i saperi che noi abbiamo trasferito. Quindi le esperienze e le conoscenze pregresse sono la base da cui partire verso lo sviluppo di altri saperi, anche in ottica laboratoriale. Questo è importante. Quindi ci troviamo nella cifra dell'interazione, dello spazio sociale. Avrete forse sentito e visto il manifesto della comunicazione non ostile, a cui è stato aggiunto la cifra e inclusiva. Si parla spesso in questo periodo di, e non solo, di quello che è la gestione, immaginate, a scuola, nella classe, quindi un'esplosione di strumenti che prima erano visti anche con una particolare attenzione legata alla privacy, ma nei momenti di partenza, in questo momento di particolare rottura, in un certo senso è stato un aspetto che è stato dirompente. Però quando noi andiamo a creare degli strumenti, vedremo in che modo, delle attività che richiamano questa cifra sociale della comunicazione, è importante, a prescindere tutto lo scenario che riguarda, e la ricerca ce lo dice, la gestione dei gruppi, le dinamiche, tutte cose insomma che a livello metodologico sono ben conosciute, è anche importante valutare quelle che sono, cioè concordare con gli studenti e col gruppo delle regole. E il manifesto della comunicazione in uno stile inclusiva è importante, perché immaginate che in queste attività didattiche possono irrobere strumenti social, strumenti di comunicazione diversi, e quindi i filtri possono cadere. Invece è importante rispettare quello che è un decalogo, in questo caso ricordarsi sempre che virtuale è reale. Si parla spesso di reputazione digitale, tutto ciò che noi inseriamo nel web, tutto ciò che noi mettiamo resta ed è pubblico. Abbiamo affrontato in passato nella nostra esperienza per il corso di laurea in Digital Education, abbiamo ospitato insomma esperti che si occupano proprio del rapporto, ad esempio, con gli strumenti di comunicazione, le app, i telefonini, ad esempio gli adolescenti. Questi aspetti riguardano anche gli studenti più grandicelli, potremmo dire. Quindi è importante tener presente che le parole hanno un peso, hanno un significato, sono un ponte, ma possono anche creare delle rotture e hanno delle conseguenze. Quindi ci interessava anche inserire questa riflessione e questo insomma aspetto legato proprio a quella che è la comunicazione. E qui passo la parola a Claudia. Sì, grazie. Sì. Quindi prego Claudia. Saluto Daniela, Katia e tutti quelli che sono collegati. Allora, entrando diciamo un po' più nel vivo della tecnica che diciamo ci contraddistingue in questi webinar, ma sicuramente ricollegandomi a quello che già citava Katia, la questione del fatto che i laboratori, quando vengono trasferiti online, hanno bisogno, necessitano di una riflessione e di un cambiamento, un po' come è già successo nella vostra didattica, soprattutto in questo momento, anche la didattica laboratoriale ha bisogno di una struttura diversa da quello a cui siamo abituati, nei laboratori in presenza. Sia una struttura a livello
di strumenti da utilizzare, di azioni da intraprendere, di compiti anche da dare ai nostri studenti, ma anche diciamo un ragionamento diverso rispetto alle cose che sono importanti e a cui badare nel nostro rapporto con gli studenti, che in questo caso appunto saranno a distanza. Allora, abbiamo pensato che per voi sarebbe stato interessante conoscere un altro mondo che fa parte appieno del mondo della didattica blended e della didattica full online, che è quella delle activities. Allora, queste activities, che sicuramente tutti voi avrete fatto, ma magari non sapevate che si chiamassero così, dobbiamo conoscerle innanzitutto perché può essere uno dei motivi, perché ce ne parla l'ANVUR. Allora, l'ANVUR, all'interno dei suoi punti di attenzione per l'accreditamento dei corsi di studio blended, richiede che un corso di studio blended abbia una percentuale di activity, appunto, all'interno dei suoi corsi. Quando parliamo di activity, però, è importante già capire che andiamo oltre, un po' come già preannunciava Tommaso nello scorso webinar, andiamo oltre il video con l'interazione via chat con gli studenti, andiamo oltre i compiti finalizzati alla valutazione e diciamo iniziamo ad entrare un po' più nell'aspetto creativo della didattica online. Allora, l'ANVUR fa degli esempi e chiama come activity, ad esempio, report, esercizio, studio di caso, problem solving, web quest, progetto. Quindi, diciamo, da questi esempi che loro formalizzano come activity. Ma se vogliamo sapere davvero cosa sono e chi ce ne parla, questa è Gili Salmon. Gili Salmon è una docente e direttrice dei servizi educativi online in Inghilterra ed è colei che ha nominato per la prima volta queste attività, integrandole all'interno come diciamo struttura portante della didattica online. Che cosa ci dice Gili Salmon? Ci dice che l'idea di queste activities parte innanzitutto con l'obiettivo del coinvolgimento degli studenti online. Allora, capiamo bene, e magari in questo momento lo stiamo anche sperimentando più che in altri, che coinvolgere uno studente a distanza è ovviamente molto più difficile che può sembrare, o quantomeno può sembrare, molto più difficile che coinvolgerlo in presenza. E soprattutto poi quando parliamo di laboratori, per cui quindi tutte quelle attività di gruppo vengono poi trasferite invece in un ambiente un po' più asettico, quello dell'online, allora il valore del coinvolgimento diventa assolutamente preeminente. Quindi Gili Salmon nelle sue activities ci propone queste attività appunto online, chiaramente, che hanno queste caratteristiche e che noi abbiamo preso in prestito per costruire il nostro modello, diciamo, di laboratorio. Allora, un'activities parte da una piccola informazione, un'informazione che il docente dà agli studenti all'inizio del percorso laboratoriale in questo caso, e che deve fungere da stimolo, da scintilla, appunto, come citava prima Katia. Quindi un qualcosa che subito attivi l'interesse e la curiosità dello studente e che quindi non lo metta in condizione remissiva di, sarà un'altra attività didattica come le altre, ma che susciti comunque un interesse ancora più partecipativo. Queste activities prevedono che ci sia sempre un contributo da parte dei singoli partecipanti. Infatti questo entra appieno nell'active learning, quindi nella didattica attiva, in cui lo studente è membro assolutamente attivo dell'apprendimento e non passivo. Quindi ogni volta c'è una risposta, un artefatto da parte dello studente. Le activities sono un elemento interattivo o partecipativo, quindi prevedono sempre che lo studente partecipi anche semplicemente con una risposta in un forum, se magari pensiamo a Dolly, una risposta in una chat oppure un commento o comunque ci dimostri che c'è, e noi dobbiamo prevedere anche in queste activities che loro ci siano in ogni momento. Quarto
quarta caratteristica è l'importanza della sintesi e del feedback di queste activities, cioè il docente deve sempre lui stesso restituire qualcosa agli studenti, perché dopo averli, diciamo, motivati, resi partecipi delle attività online, allora è d'obbligo restituire loro qualcosa e diciamo anche una valutazione di quello che hanno prodotto e di come si sono comportati. Quinta caratteristica è che tutte le istruzioni per partecipare a un activity devono essere chiare, anche diciamo riferite in modo sintetico e compatto, di modo che lo studente sin da subito capisca perfettamente che cosa deve fare, qual è lo strumento e qual è l'obiettivo. Questo nell'online è particolarmente importante, perché non avremo sempre la possibilità di incontrarli, non potremo essere certi che loro ci seguono in ogni step. Quindi è importante che le informazioni siano chiare sin dall'inizio. Quindi, sulla base di queste activities, Julie Salmon ci propone un five-stage model che noi abbiamo fatto nostro e riproposto come modello a step per la costruzione di un laboratorio efficace. Allora, Julie Salmon ci parla di questo five-stage model per, come costruzione di un'activities efficace. Noi lo prendiamo ad esempio nella nostra esperienza, ne abbiamo fatti tanti di laboratori del genere, perché? Perché questo five-stage model dà attenzione appunto a quello che vi accennavo prima, all'aspetto della motivazione, della partecipazione, all'aspetto del fare qualcosa, del produrre, quindi della didattica che non rimane trasmissiva anche che se online, ma che diventa una didattica del fare e quindi anche del restituire un artefatto, e poi quindi dello sviluppo non solo delle competenze disciplinari, ma anche delle competenze trasversali del aver imparato ad utilizzare un particolare strumento tecnologico, aver lavorato in gruppo, varie competenze anche un po' trasversali che noi ovviamente come docenti decideremo di inserire all'interno delle nostre activities. Il più uno è perché noi facciamo un brevissimo accenno anche sulla valutazione. Allora, il primo stage di questo modello che vi proponiamo per i laboratori è appunto l'accesso e la motivazione. Proviamo a fare un gioco, proviamo a metterci nei panni della costruzione di un laboratorio, lo stiamo per avviare, siamo in una prima fase in cui c'è la consegna, ci troviamo all'interno del nostro ambiente virtuale uno studente che è ancora in fase di transizione verso un nuovo ambiente. Non dobbiamo dare per scontato che lui si senta confident all'interno del nostro ambiente virtuale soltanto perché è più giovane di noi o magari è un nativo digitale, noi no, perché invece uno studente può trovarsi molto in difficoltà o intimidito da uno strumento che stiamo proponendo e che lui ancora non conosce. Inoltre, magari è la prima volta che si troverà a lavorare in gruppo, quindi teniamo in considerazione l'ansia di non riuscire a portare a termine il lavoro di classe. Quindi, che cosa è importante fare come docenti? È importante sicuramente essere sempre pronti ad accogliere lo studente nel modo più caloroso possibile, soprattutto se ci troviamo all'inizio di un laboratorio online, e cercare delle strategie per coinvolgerli sin dall'inizio, sia dalla consegna, e soprattutto fargli capire che loro saranno la parte più importante del laboratorio e soprattutto saranno attivi. Per questo partiamo già con degli esempi pratici di cui vi parlerà Katia adesso. Grazie Claudia. Sì, quindi partiamo proprio con, cerchiamo di fare, di legare insomma quello che è l'aspetto progettuale delle attività concrete, alcune che abbiamo sperimentato e alcune che stiamo sperimentando. In questo caso la prima attività online potrebbe essere legata proprio a una sorta di sondaggi, di avvicinamento a quelle che possono essere le attività che poi andremo a sviluppare. E partiamo da alcune risorse che abbiamo in casa come Unimore, ma che sono strumenti comunque utilizzati anche da altri enti, università e scuole, che sono legati in questo caso a degli strumenti di videoconferenza per cui gestiamo anche aule virtuali, in questo momento lezioni online, che è Collaborate. All'interno di Collaborate è presente uno strumento che ci permette di fare dei pull.
Qui faccio vedere proprio un esempio. Qui durante una lezione, rispetto a un'attività di consegna, di sviluppo proprio di un laboratorio, abbiamo posto una domanda ai partecipanti attraverso un pool in diretta dove chiedevamo proprio la conoscenza legata ad un argomento. Qui l'argomento era il PBL, il Problem Based Learning. Perché? Perché molte volte può accadere, insomma, nelle strutture didattiche dei piani di studio che alcune discipline, alcuni laboratori vadano a scaturire da conoscenze a priori, e quindi è importante in questo caso andare a evidenziare che alcuni argomenti che diamo per scontati siano effettivamente conosciuti. Ad esempio, in questo caso il riferimento era un laboratorio di alcune attività seminariali svolte in alcuni corsi, a cui noi andavamo poi ad agganciare attività di simulazione di laboratorio, ed era importante capire se ci fossero dei dubbi o delle incertezze legate a dei saperi che noi diamo per scontato. E quindi ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, quindi partire dalle preconoscenze va benissimo, ma capire, soprattutto in un percorso di formazione online, immaginiamo, molti di noi in Unimore hanno già una serie di contenuti, video lezioni, registrazioni, attività da fruire, diciamo, da parte dello studente, però noi non sappiamo se tutti questi contenuti poi sono stati approfonditi, studiati, visualizzati, quindi il punto di apprendimento e di acquisizione delle conoscenze e dei saperi va in un certo senso verificato. Poi c'è anche la possibilità anche di creare una sorta di attività rompighiaccio, cioè rompighiaccio intese nel senso che possono esserci delle richieste legate ad esempio a delle domande diverse, quindi non so, scegliere un argomento piuttosto che un altro, quindi diciamo le attività, lo strumento è vario. L'altra cosa che può essere di interesse è legato anche a dei forum che sono legati proprio all'obiettivo di presentiamoci, giusto Claudia? Sì, abbiamo inserito questa attività di forum presentiamoci, di cui comunque vi abbiamo già parlato negli scorsi webinar, ma in questo caso questo forum è particolarmente legato all'attività rompighiaccio che vi proponiamo come activity da proporre ai vostri studenti, che è un PAMOR online. E, brevemente, il PAMOR è una scaletta basare un'efficace relazione educativa con la nostra classe, soprattutto se non la conosciamo o soprattutto online perché non li vediamo, fatta da un momento iniziale di presentazione nostra e dei nostri studenti, un momento in cui loro esplicitano le loro aspettative, un momento in cui noi diamo delle indicazioni molto precise sui metodi che adotteremo durante il nostro laboratorio o semplicemente durante il nostro corso, i nostri obiettivi formativi che ci aspettiamo che loro raggiungano e le regole che caratterizzano la nostra attività, in questo caso la nostra attività laboratoriale, quindi tempi, scadenze, date, momenti di restituzione e strumenti. Allora, un activity possibile per i nostri studenti in questa fase di consegna potrebbe essere appunto un forum da dare come obbligatorio agli studenti, in cui loro si presentano, ma se c'è un elemento un po' più timido, per cui io magari non ho voglia di dire al mio docente chi sono o non so, banalmente i miei interessi e quant'altro, gli chiediamo almeno cosa si aspettano di imparare dal nostro laboratorio e quanto più che cosa vorrebbero imparare da questa attività. Perché questo? Perché una domanda sulle aspettative è generalmente più facile rispondere a una domanda sulle aspettative che non a una domanda personale. E qui torniamo sul discorso che dobbiamo, in questa fase, in questo step della nostra costruzione del laboratorio, dobbiamo tenere presente che comunque oltre lo schermo c'è una persona e che quindi con le sue emotività e timidezze. Quindi queste due, quella presentata da Katia e questo qua del PAMOR online, sono due micro activities che però ci possono aiutare, possiamo produrre già nel primo stage del nostro laboratorio. Allora, andando avanti, Gilly Salmon propone come secondo stage l'online socialization. Quindi inizia questa fase in cui vanno costruite le fondamenta per una comunità online. Comunità online che in questo caso sarà la nostra classe, ma sarà anche una comunità fatta anche da micro comunità. Perché?
perché se abbiamo previsto ad esempio un laboratorio che si sviluppi in gruppo, allora ogni microgruppo sarà una microcomunità. Quindi in questo caso nel nostro laboratorio prevederemo delle attività, delle activities in cui i partecipanti debbano già da subito sperimentare la socializzazione online e appunto creare queste basi di microcomunità. Quindi il docente che cosa fa oltre a progettare, a prevedere una micro activities con questo obiettivo? Diciamo si assicura che i partecipanti al laboratorio siano a loro agio e trovi il modo di capire quando loro sono pronti a passare da un momento di studio individuale o comunque di condizione individuale di partecipazione al laboratorio a un momento di gruppo. Quindi è una fase molto importante di transizione. E Katia adesso vi parla degli strumenti. Esatto, quello che può essere utile, passando sempre da insomma soluzioni che abbiamo già affrontato, però le vediamo in una chiave di lettura diversa e che comunque sono disponibili nei nostri ambienti, guardando anche insomma qualcosa di esterno, vedremo a breve, può essere interessante anche nell'avvio, diciamo, ma anche in questo secondo passaggio, quello di strutturare e di creare degli ambienti e delle sezioni dedicate alle attività di gruppo che ormai insomma conoscete bene. Non sono sempre semplici da organizzare, ma con uno step iniziale, poi iniziando a prendere insomma, amicizia e dimestichezza con queste strategie, diventa sempre un pochino più facile. Poi ogni volta noi valutiamo in base alle nostre esigenze, al numero degli studenti, al caso della disciplina. Sono soluzioni, idee che insomma potevamo declinare in modo diverso, però possono essere anche nel vostro caso insomma delle scintille da cui partire. Quindi qui è un esempio, ad esempio, di forum dedicato al gruppo e dei gruppi di lavoro. Quindi immaginiamo di aprire e di avviare un'attività nel gruppo, dove apriamo un forum dedicato al gruppo 1, un ulteriore passo dove si possono presentare tutti gli studenti e le studentesse del gruppo, ovviamente lasciando libertà in questo. Su questo credo sia insomma fondamentale, ognuno deve scegliere di inserire e partecipare come preferisce. Sui forum, sulla gestione dei forum, nella prima fase delle cosiddette del web 2.0 sono stati scritti fiumi di pubblicazioni e di studi. Quindi la gestione dei forum, la partecipazione deve essere libera, poi non deve essere gestita o associata a una valutazione, ma vedremo noi di passo, di volta in volta, come e che cosa insomma rendere obbligatorio o facoltativo. Però la presentazione e il mettere in campo degli aspetti personali deve essere lasciato alla libertà del partecipante. Poi qui abbiamo messo ad esempio, immaginate di dare a disposizione ai nostri partecipanti, ai nostri studenti, uno spazio dove lavorare, dove sperimentare, dove fare brainstorming, no? Quindi che cosa accade? Potremmo aprire un documento di Google Drive, potremmo chiederlo di aprire a loro, ormai di Drive insomma, anche in quel caso abbiamo insomma approfondito con fiumi di parole diversi aspetti. Ad esempio possiamo chiedere ai partecipanti, a un capogruppo, ad uno degli studenti che fanno parte del gruppo, quello di aprire un documento condiviso ad un'altra risorsa. Quindi le strade possono essere diverse. Qui ci sono cose che già sapete, quindi non mi soffermo. Oppure qui ad esempio un'altra attività potrebbe essere quella legata alla creazione di un database di risorse co-costruite, ma lo vedremo più avanti. Ancora, rispetto ai forum, spendiamo due parole legando, già sapete che i forum sono di diversi tipi, quindi possiamo attivare forum meno tematici per uso generale e per i gruppi possono esserci o per insomma gruppi che accedono solo a determinate risorse, quindi possiamo condizionare eccetera, dipende se quelle risorse o quelle attività che il gruppo deve sviluppare devono rimanere in un certo senso segrete oppure ognuno può sbirciare nel gruppo degli altri. Quindi valutiamo quale può essere insomma l'attività più interessante. Delle incursioni nei gruppi insomma possono essere divertenti se ben gestite. Vediamo che cosa sta facendo insomma Giovanni piuttosto che Maria. Quindi questo può essere interessante se vogliamo favorire delle dinamiche o altre. Ogni scelta dipende dalla nostra idea di progettazione delle attività. Ancora, passando avanti, un'altra soluzione che abbiamo scoperto da poco, come sapete in questo periodo di insomma, critico, molte risorse anche a pagamento sono state rese gratuite e c'è questo spazio che si chiama, qui vi do l'indirizzo, mural.co, che consente di creare
tutta una serie di attività, tra cui proprio dedicate al brainstorming, e con account, diciamo, docente. Io mi sono registrata con account Unimore, sto ancora sperimentandolo, però mi è parso molto accattivante, molto carino, per creare proprio degli spazi di collaborazione che sono visuali. Proprio come vedete qui nell'immagine, ad esempio, c'è una sorta di immagine di post-it, no? Progettando le attività con Claudia, ad esempio, ci chiedevamo quali risorse, quali attività riproporre, e ci venivano in mente delle attività legate, ad esempio, al, non so, che si svolgono, ad esempio, proprio con dei post-it. E questa risorsa, un po', guardando un po' le risorse che sono state rese disponibili, mi aveva colpito proprio perché potrebbe essere utile per creare e progettare delle attività condivise. Ripeto, è a pagamento, però con un account Unimore, io credo di averlo, insomma, ho chiesto, e sembra che sia stata, insomma, resa una, diciamo, una licenza libera. Per gli studenti credo che ci siano anche un periodo di prova, quindi immaginate, se io voglio sperimentare una risorsa, questa risorsa mi piace, è accattivante, però ha un costo. Cosa posso fare? Posso comunque avere un account di prova che servirà allo studente per svolgere le attività durante il periodo del laboratorio, come se fosse un software, diciamo, di prova. Sperimentiamo, vediamo cosa ci piace e naturalmente poi facciamo le nostre scelte. Volevo farvi vedere proprio nel contesto, provo a condividere con voi lo schermo, l'ambiente. Come sempre, piano A, piano B, però sembra che vada la condivisione funzioni. Eccoci qua. Datemi, se vedete qualcosa che, insomma, non va, datemi un accenno. Allora, qui abbiamo, io ad esempio, qui ho creato il mio, mi sono registrata, e questo è lo spazio che è dedicato al mio mural, semplicemente chiamato Mural K. E qui abbiamo, praticamente, posso creare delle stanze private, dove posso invitare anche degli altri utenti per progettare delle attività. Questo può essere utile, ad esempio, per sperimentare, non so, anche della costruzione di un progetto, quindi va benissimo per le nostre attività, per il laboratorio, però se ci piace, perché no, potremmo utilizzarlo per la nostra pratica, insomma, professionale. Quando scegliamo di avviare delle funzionalità, possiamo accedere anche a dei template. Questi template sono alcuni molto semplici, alcuni molto accattivanti, alcuni non vi nego che mi sembrano davvero, insomma, molto complessi, però credo che per chi si occupa di sviluppo di progetti anche in ambito visuale possa essere interessante. Gli studenti potrebbero sperimentare, ad esempio, non so, delle soluzioni accattivanti per la progettazione, ad esempio, proprio di esempio, qui c'è un esempio proprio sul brainstorming, legato proprio anche all'inserimento di immagini, di attività, quindi è davvero molto interessante. Ovviamente noi lo posizioniamo in questa fase, ma nulla vieta che possa essere utilizzato per sperimentare. Anche in questo caso noi abbiamo un ventaglio di soluzioni come docenti, come progettisti del nostro corso, in questo caso poi scegliamo anche allo studente. Quando diamo una consegna, quindi questa scintilla è una sfida, può essere un problema, può essere un'ispirazione, può essere uno stimolo, che poi si lega a che cosa? Alla costruzione di casi reali, attività, studi di caso, simulazioni, ci sono tantissime attività che si possono fare, che legate anche, immagino, non so, ad attività che noi non vediamo qui nel contesto specifico, però che sono molto complesse, immaginate il role playing oppure il web quest. Noi abbiamo una serie di risorse, poi lo studente, per raggiungere quell'obiettivo, ha necessità anche di essere orientato, quindi gli diamo una serie di opzioni. Poi molte volte loro ci sorprendono e scopriamo, a me capita nel caso in cui a volte faccio formazioni per altre cose, mi consigliano, non so, hai visto, conosci quell'app o meno quel programma, quella soluzione, quindi è uno scambio. L'altra cosa che poteva essere utile in questo caso, non l'avete nella slide, però ci tenevo a farvela vedere, è questo sito che si chiama Sutori, che consente di costruire delle timeline, delle linee del tempo. Queste linee del tempo sono molto complesse perché vi consentono di raccontare una storia. Quindi qui loro fanno l'esempio dei Maya, però la linea del tempo ci consente di inserire del testo, di inserire delle immagini, delle mappe, anche dei video. E addirittura in alcuni punti possono prevedere dei quiz. Quindi sono attività che possono diventare complesse, che richiedono la partecipazione di più
utenti. Quindi è diciamo una costellazione di attività che possiamo in diversi momenti insomma sperimentare. Tornando alla nostra presentazione. Quindi dicevamo ci sono questi due strumenti e poi ovviamente nulla vieta che diciamo il ricorso a strumenti classici che sono legati all'utilizzo ad esempio di torno nella schermata così vedo anche le altre slide, anche se utilizzando anche strumenti più classici di cui abbiamo e ho parlato insomma ovviamente che ormai stiamo sperimentando giornalmente legati alle suite di Drive, i nostri utenti ovviamente possono tranquillamente utilizzarli con loro account Unimore e anche lì come dicevamo prima le aree di collaborazione sono ampie. Vi ricordo che alcune app possono essere integrate all'interno di Google Drive e quindi possiamo sperimentare diverse cose. Ritorno insomma a passare la parola a Claudia. Sì, allora siamo nello stage 3 del 5-step model di Gilly Salmon e ricordiamo appunto che questo modello è fatto solo per la single activities, ma noi lo abbiamo riprodotto per la struttura di un intero laboratorio e diciamo che quello che mi veniva ad aggiungere a quello che stava appunto dicendo Katia è che l'idea è quella di presentarvi tanti strumenti che potete implementare o mixare all'interno ovviamente del vostro ambiente di Dolly, però che diciamo potrebbero interessare maggiormente gli studenti proprio perché gli danno un'altra panoramica, gli fanno fare nuove esperienze, utilizzano altri strumenti al di là di quell'ambiente che adesso ormai stanno imparando ad utilizzare. Quindi stage 3, scambio di informazioni. Abbiamo questi gruppi che ormai probabilmente si sono già formati. Della composizione dei gruppi abbiamo già parlato negli scorsi webinar e in ogni caso adesso parte un momento laboratoriale un po' più complicato perché tutto quello che inizia a essere prodotto dal singolo in gruppo va anche scambiato. Quindi è in questo momento che un activities deve essere particolarmente accattivante, particolarmente diversa dalle altre, perché come ci suggerisce Gilly Salmon, gli studenti hanno bisogno di compiti che diano opportunità di esplorare e condividere le conoscenze nella discussione tra pari. Quindi c'è questo scambio, l'ambiente online ormai si è, diciamo, si è creato e quindi il docente a questo punto del suo laboratorio, e teniamo in mente che un laboratorio può chiaramente durare una settimana o anche più tempo, quindi la gestione dei tempi chiaramente è fondamentale, ma dipenderà dalla vostra disciplina o comunque dal vostro modo di progettare l'attività. Il docente si renderà conto che questo passo, ci dice Gilly Salmon, è completato quando gli studenti saranno in grado di elaborare con successo le informazioni e diventeranno più proattivi nell'apprendimento. Quindi, è difficile, ci dice Gilly Salmon in una sua pubblicazione, a distanza è difficile capire quando lo studente sta attraversando, superando diciamo, il momento della metacognizione, quindi quando ha iniziato il suo apprendimento, a quando quello che fa, quello che ci restituisce come activities è un qualcosa che è davvero appreso o è un'attività di cui ha veramente imparato a fare qualche cosa. Quindi sicuramente questa è il, diciamo, sono gli aspetti più complicati a livello di produzione di attività, ma che prevedono soprattutto una fortissima attività di scambio di informazione tra singoli o tra gruppi, purché il docente in questo caso non si dimentichi anche che lui nella didattica online è anche un e-moderator, cioè è un moderatore non soltanto di comunicazione come appunto quello che diceva Katia prima, ma è un moderatore anche di lavori ed è un moderatore a distanza, quindi sarà più impegnativo gestire questi scambi, ma diciamo sarà più interessante se vengono implementati per questo degli strumenti che possono facilitare il docente in questo compito. Quindi se ci vogliamo Katia, sì, questo strumento lo presenta Katia, scusate per il rimbalzo ma
ci sembrava importante anche un po'... dinamismo nel laboratorio. Dinamica. Eccoci qua, un'altra risorsa, un'altra possibilità è Peartree, no? Perle, albero di perle, questo, insomma, questo nome affascinante, per mostrare una risorsa che ci può essere utile per due attività principali. Per dare una consegna legata, ad esempio, alla ricerca di fonti, di attività legate sul web, video, risorse, che possono essere catalogate come i preferiti del browser. Quindi, solo che in questo caso io le ho create in maniera più visuale all'interno di una... di cartelle e sottocartelle, di categorie, e poi possono essere condivise. Quindi è uno strumento che, come tutti gli strumenti che vediamo oggi, esistono delle diverse alternative, soluzioni, noi ne vediamo alcune. Inoltre, ovviamente non facciamo riferimento specifico già a risorse che sono state, insomma, da noi ampiamente approfondite per esigenze particolari o attività, giusto per non ripetersi, insomma. Dove c'è necessità ci rilanciamo, però ovviamente poi se ci sono delle cose che qui non sono inserite perché rinviamo alle altre. Quindi questo ci consente di creare proprio una serie di perle di link, ed è possibile creare proprio delle raccolte. Quindi se un'attività è quella di, ad esempio, fare, non so, potrebbe essere utilizzato per un web quest, oppure potrebbe essere utile per una ricerca, una raccolta di fonti bibliografiche, immaginate lavori di ricerche per tesi, per ricerche di contributi, oppure, perché no, la ricerca di fonti autorevoli da condividere poi col gruppo e da restituire al docente per... anche per analizzare le capacità, le competenze di analisi critica. Sul web c'è di tutto e di più, capiamo come scegliere. Quindi le attività possono essere le più diverse. Provo sempre a condividere lo schermo. Per farvi vedere nel contesto come funziona l'ambiente. Eccolo qui, io ho già fatto il login, allora vi anticipo che la versione di base è gratuita, alcune funzionalità non sono previste, però nelle funzionalità di base si riesce a fare tutto quello che vedremo insieme. La funzionalità, diciamo, questo è il mio ambiente, no? La mia collezione che è già popolata, quello che posso fare ogni volta è creare, io posso, cliccando qui sul pulsante, posso aggiungere una collezione. Ad esempio, non so, fonti bibliografiche. Qui posso inserire una descrizione e nel momento in cui, diciamo, ho inserito tutti questi dati, posso cliccare su aggiungi. Quindi che cosa accade? Che io creo un raccoglitore, una collezione, al cui interno andrò a inserire le mie perle, per così dire. Quindi è come una sorta, posso andare a organizzarle in cartelle, sotto cartelle, come un albero del nostro computer, e qui abbiamo in ogni momento, quando andiamo a scendere di livello nel nostro albero, la possibilità di tornare nel livello parente oppure tornare indietro, aggiungere una sottocartella, modificare e aggiungere dei dettagli, tra cui che cosa? Un titolo, posso aggiungere dei tag, un editoriale, delle sezioni, posso eliminare, duplicarle. Alcune funzionalità, queste, insomma, ci consentono, insomma, anche di entrare nella cifra collaborativa, che è questa. Ad esempio, io posso decidere di aggiungere dei membri alla mia risorsa. Ad esempio, posso invitare Claudia per condividere tramite, qui ci sono proprio le mail e qui ci sono due altri, insomma, account di posta che posso aggiungere, semplicemente aggiungendoli da questa funzionalità. Qui è possibile, come è chiaro, condividere quelle che sono, insomma, condividere il nostro link, quindi io potrei condividere, quindi anche posso anche embeddare, posso creare un link, posso condividerlo tramite diverse, insomma, canali, quelli, insomma, più diffusi. E poi l'altra attività è quella legata a delle collezioni correlate, perché questo è uno strumento che è social. Quindi che cosa succede? Che io posso entro all'interno di una community che già utilizza queste risorse, quindi se c'è qualcuno che è interessato, non so, io qui ho inserito la categoria BES, quindi bisogni educativi speciali, se all'interno delle collezioni di altri utenti ci sono delle risorse che vanno a essere gemellate con i miei
interessi mi verranno suggerite. Quindi c'è proprio anche la possibilità, ma molti di questi strumenti lo consentono, di metterci in rete, quindi non solo nel gruppo di lavoro che ci portiamo dietro per attività collegate, ma anche con altri. Ad esempio, se io apro la mia cartella Best App, che ho aperto con me, esempio, qui ho inserito ad esempio il link ad una risorsa che seguiamo noi, oppure ad esempio qui ho creato la cartella proprio Activity con prova collezione, quindi posso davvero creare una serie di risorse e di collegamenti che in qualsiasi momento possono essere condivisi e reperiti, oppure nelle fonti bibliografiche ad esempio. Ecco qui, io ho inserito nella raccolta fonti, ho inserito ad esempio il riferimento alle nostre banche dati Unimore. Cliccando qui, vedete, ho inserito direttamente il link e qui mi porta alla risorsa, ma l'altro aspetto è che è visuale, quindi io già vedo di cosa stiamo parlando. Semplicemente, se io vado a cliccare su più e vado a inserire web page, io se inserisco, non so, storia, posso cercare ad esempio già all'interno delle raccolte sui canali principali che sono inseriti qua, è una loro scelta, oppure proprio posso andare ad aggiungere un link diretto come ho fatto io. Quindi ho aggiunto direttamente il link della pagina della nostra, insomma, del nostro archivio delle banche dati. Anche qui ho inserito direttamente la sezione di che ci consente di, insomma, fare delle ricerche tramite il nostro sistema bibliotecario di Ateneo, e come vedete cliccando io apro questa risorsa che è visuale. Quindi questa è una possibile soluzione. Io l'ho utilizzato sia come, insomma, fruitore che come, insomma, partecipante ad altre attività per esperienze professionali, mi ha colpito e penso che sia uno strumento che possa essere in un certo senso utile. Tornando alla nostra finestra, perché ovviamente faccio un giro di finestre meraviglioso, ecco qui vi do sempre, insomma, un po' di immagini, e qui ad esempio un altro possibile uso tornando in casa è quello legato, sempre se dobbiamo co-costruire, non so, immagino glossari, database, attività, e la risorsa database nel nostro Dolly, sempre Moodle, ad esempio questo è legato. Adesso questo è un po' piccolino, però mi aveva colpito. Qui è presa da una risorsa di simulazione della scuola di Moodle, dove qui il database era utilizzato per creare, per chiedere ai partecipanti quale fosse il luogo del mondo che più amassero. Quindi c'è stato un racco, ad esempio, qui c'è Machu Picchu, c'è un lama, un'alpaca, non so. Quindi è possibile aggiungere immagini e creare, insomma, delle attività sempre. Immaginate, qui siamo nella simulazione pura rispetto a una nostra consegna. Quindi, come diceva Claudia, le consegne devono essere chiare, i tempi ben scanditi, ma questo, insomma, va da sé. Ed eccoci qui. Qui è un'altra schermata, ripeto, dove abbiamo già affrontato l'argomento rinviamo, quindi qui rinviamo alla gestione del database, però insomma l'hanno già affrontato i colleghi e noi a tratti, e qui ripasso proprio la parola sempre a Claudia. Sì, questo è il grazie Katia, questo è il penultimo stage del five step model della Ginny Salmon, e a questo punto la Salmon prevede che ci sia un momento in cui lo studente, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, se abbiamo proposto delle activities che siano davvero state partecipate e accattivanti, allora lo studente diventa controllore del suo apprendimento ed è capace ormai di collaborare con il gruppo nella costruzione della conoscenza. La costruzione della conoscenza chiaramente passa da tutti quegli strumenti, potrebbe, ecco, passare da tutti gli strumenti citati da Katia, o anche semplicemente da eventuali letture che noi proponiamo ai nostri studenti. Tuttavia, presentando noi il laboratorio online, ripetiamo che la misura di cioè la possibilità di dare un'efficacia maggiore ai laboratori è proprio si misura con la creatività che riusciamo a metterci dentro. Quindi, in questo momento gli studenti continuano a lavorare insieme, assemblano la conoscenza, tutte le conoscenze apprese del macro tema che gli abbiamo assegnato, e iniziano a preparare un progetto più complesso
che racchiuda tutte le attività svolte in questo momento. Quindi in un certo senso iniziano a prepararsi per una restituzione o comunque per l'ultimo step di questo modello. Quindi il moderator o il docente o il tutor, perché poi non l'abbiamo nominato, ma ci ricordiamo che in tutte le attività online sarebbe opportuno avere un tutor che faccia da ponte tra noi e i nostri studenti. Non apro questo scenario perché ogni volta magari si crea il dibattito per l'indisponibilità chiaramente di sostegni da parte di tutor online, però ecco, chiaramente se ci fosse, soprattutto in questi in queste attività che sono più complesse, sono più durature, in cui c'è tanta tanta interazione con i nostri studenti e tante attività diverse, il tutor ha un ruolo fondamentale. Ma in ogni caso il docente in questo momento, quindi quasi al termine, fornisce le linee guida della restituzione finale, integra gli elementi costruttivi e quindi guida alla fine i suoi studenti nel completamento del progetto assegnato sin dall'inizio e poi sviscerato in varie micro activities. E per quanto riguarda questo momento, ci sembrava carino proporvi lo sviluppo di Prezi. Prezi è un software per le presentazioni che è stato molto utilizzato soprattutto in passato anche a dispetto del classico PowerPoint. Perché? Perché è molto più creativo, perché con una grafica molto più fantasiosa, accattivante, queste presentazioni dinamiche che muovevano le informazioni da una parte all'altra dello schermo, molto carino, non so quanti di voi lo conoscano. In ogni caso ci sembrava carino dirvi che hanno fatto ovviamente un upgrade in questo momento e quindi propongono dei layout ancora più interessanti e soprattutto, ma questo ovviamente prevede poi nella sezione di non prova un pagamento, prevedono anche la registrazione di video. Noi non l'abbiamo ancora provato, ma nella nostra mente c'è l'idea di farci restituire un compito all'interno dei nostri laboratori come video e davanti alla classica domanda che ci viene posta da parte degli studenti: che cosa utilizzare, che software, ma come faccio, quello pagamento o quant'altro, ecco, Prezi potrebbe essere un'eventuale alternativa al video fatto col cellulare dai vostri studenti per farvi consegnare appunto il compito che gli avete proposto durante la vostra attività laboratoriale. Per gli altri strumenti, c'è Katia. Come diceva Claudia, giustamente ci sono state insomma delle integrazioni, però insomma vale la pena sempre sperimentare e vedere quali sono le funzionalità, perché poi ovviamente se sono più sono professionali e accattivanti, non sempre la scelta insomma è quella di assegnare un account gratuito in ambito education, per così dire. Come sapete, negli altri incontri abbiamo anche focalizzato l'attenzione su strumenti, vedevo giù insomma nelle varie domande legate all'UM di cui abbiamo parlato anche in altri incontri, oppure come sapete all'interno dei nostri ambienti abbiamo il plugin di H5P che fa tutta una serie di funzionalità. Andiamo a problematizzare ulteriormente insomma la possibilità, perché so poi è anche un po' il nostro lavoro sperimentare, e quindi c'è quest'altra risorsa che si chiama Edpuzzle. Che cosa fa? È un archivio, è un ambiente diciamo complesso, perché ci consente anche di creare delle classi, quindi degli ambienti dedicati a determinati classi, a gruppi di studenti, ci consente di andare a creare dei contenuti, delle attività sui video. In che senso? Vi faccio vedere subito. All'interno di Edpuzzle è possibile accedere a dei video, una serie di video di cataloghi che sono ad esempio quelli di YouTube, della Khan Academy, del National Geographic e poi quelli che sono messi a disposizione della comunità che li ha creati. Come prima, quando abbiamo creato le nostre perle di link, di risorse, anche lì avevamo attinto, c'è una community che crea risorse e le mette a disposizione, anche qui i video possono essere editati. Cioè posso fare dei video, dei tagli su video già da YouTube, dalla Khan Academy, eccetera, vedremo. Posso andare a inserire delle note vocali, posso inserire delle note testuali, posso inserire delle domande. L'aspetto, diciamo, qual è la differenza rispetto agli altri strumenti?
è quella che, se mi piace un video, voglio in ottica flip di classe rovesciata, mi piace un video a cui voglio rinviare, però quel video ha una parte che non mi piace, dovrei scaricarlo, dovrei editarlo, quindi dovrei avere un software, lo dovrei ricaricare su un altro sistema, mentre in questo modo io individuo il video che mi interessa, faccio i tagli direttamente sul sistema e vado direttamente a salvarlo. Vediamo in che senso. Sempre la condivisione, fino adesso è andata, ci accompagna, eccoci qua. E torno alla mia finestra che ho già aperto prima. Allora, anche in questo caso il puzzle è una risorsa gratuita che io, insomma, consiglio da diverso tempo anche per, insomma, gradi di scuola differente. E qui ho sempre il mio account, e qui vedete c'è proprio la possibilità delle mie classi. Potete registrarvi con un account docente, ma anche gli studenti possono entrare, insomma, potete generare degli ulteriori ambienti. Una cosa che ho visto e che non ho sperimentato, però per questo ci sono i miei colleghi, insomma, più esperti sul lato tecnico, ci sono delle possibili integrazioni nell'ambiente, insomma, di Moodle che permette, insomma, delle integrazioni, però, insomma, dobbiamo ancora sperimentare, anche perché questa esplosione, insomma, di risorse e di attività è, insomma, è recente, quindi siamo anche noi sempre in work in progress. Allora, che cosa succede? Io qui posso accedere a dei canali, ovviamente mi sono registrata, la registrazione è quella classica di ogni sito, mi registro, confermo e via dicendo. Qui abbiamo i canali di Edpuzzle, YouTube, la Khan Academy, il National Geographic, prima c'era anche Vimeo, ma evidentemente c'è stata qualche piccola, insomma, incomprensione, adesso non c'è più. Qui posso, ad esempio, scrivere e cercare qualcosa che mi possa, non so, Dante Alighieri. Se c'è, adesso faccio l'esempio di Dante, però, insomma, potrebbe essere qualsiasi cosa. Se c'è un video che mi può interessare su Dante, non so, immagino, adesso pensando a Dante, mi viene in mente... Ecco qua. Le letture di Dante, insomma, della Divina Commedia di Benigni, no? Però ovviamente qui è possibile intervenire su qualsiasi contenuto. Se io seleziono il video di Roberto Benigni che recita Dante, qui avete la possibilità, una volta che ci cliccate sopra, di fare delle attività, tra cui quella di edit di cui vi dicevo prima. Quindi, proprio velocemente, perché insomma non è proprio un tutorial, però per darvi un po', insomma, di indicazioni. Qui possiamo proprio andare a togliere le parti che non ci interessano. Non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore. Quindi io, mettiamo il caso, interesse. Che non siano scarsi affinché tu ogni... Immaginiamo che voglio di poter iniziare da questo punto, perché voglio dare un'indicazione, un input rispetto alle attività legate, insomma, a quest'opera, a questa lettura che è davvero, insomma, bellissima. Posso andare a fare tutta una serie di tagli e attività senza dover scaricare nulla, senza avere nessun software sulla mia postazione, e può essere un'attività da consegnare, da far fare anche agli studenti. Quindi poi posso passare alla registrazione vocale. Ad esempio, non so, in un punto Benigni parlerà di qualcosa in particolare. Quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. Posso fare una cosa, posso registrare, adesso non so cosa succede cliccando qui perché ho già il canale, però sta già registrando. Ad esempio potrei dire, cerca in letteratura degli esempi legati alla parola lume, sto inventando. Faccio stop, io ho inserito in un punto perché ho già il canale, quindi ho inserito una nota vocale all'interno di un video. Quindi ho fatto un taglio, inserisco una nota vocale, mi posiziona sempre sul punto della timeline che mi interessa e posso passare anche alla gestione delle domande. E qui abbiamo, insomma, classiche domande, quindi scelta multipla, domande aperte, e ancora posso mettere delle note. Quindi posso inserire anche qui un ulteriore aspetto, diciamo, di personalizzazione che è legato a una domanda che viene letta e che può essere registrata. Come vedete, tra l'altro io lo sto facendo in condivisione con un webinar, devo dire che anche, insomma, a parte la connessione che oggi, insomma, è particolarmente generosa, va abbastanza velocemente. Immaginiamo di aver finito tutto, clicco su Finish,
E questo video con le mie, insomma, con tutte le varie, insomma, personalizzazioni, vedete c'è scritto Katia, adesso fa parte del mio, diciamo, delle mie cartelle. Posso renderla privata o pubblica, la cosa di cui ci dicevamo prima, se faccio delle operazioni, creo dei prodotti che possono essere fruibili per la comunità didattica, perché no? E qui le posso ancora duplicare, cancellare, editare nuovamente oppure assegnare. Assegnare che cosa? Ad un'eventuale nuova classe o spazio che io ho creato. Ovviamente tutte queste risorse, il puzzle è una risorsa che è, come potremmo dire, disponibile da diversi anni e quindi ha un bel po' di contenuti positivi. L'altra cosa che sicuramente potrebbe, domanda che nasce spontanea, come suol dire, ma posso lavorare su contenuti, in realtà è possibile anche inserire, insomma, dei nostri contenuti. Non ho mai provato, quindi bisogna vedere un attimo come funziona, però addirittura 1 giga, però i video dovrebbero essere ottimizzati, quindi in realtà anche questo è, insomma, è una strada percorribile. Allora, torniamo alle nostre slide, terminiamola, prendiamo alle nostre slide, ad esempio qui vi avevo messo, qui c'era un video in inglese sul, che riguardava il centro della Terra, una cosa del genere, se non ricordo, perché poi mi passo dall'astronomia alla letteratura, però può essere interessante. Non so, anche per in ottica di classe rovesciata, i video sono tutti già su YouTube, quindi se sono su YouTube, guardavo la domanda di Milena, grazie, sono già, insomma, liberi da copyright, quindi non ne facciamo un uso, quindi passano già, sono già pubblici, quindi adesso le dinamiche specifiche di copyright non saprei, però, insomma, non prendiamo parti di, insomma, non so, di film o di attività, anche lì c'è un dibattito aperto, insomma, che è legato all'uso in ambito educativo, eccetera, però come sapete sia YouTube che Vimeo con politiche diverse possono in alcuni casi bloccare quelli che sono contenuti protetti, però insomma adesso questo in base all'utilizzo che faccio professionalmente, poi non sono un'esperta proprio del tema. Quindi può essere interessante anche far riferimento a dei contenuti, diciamo, in lingua per delle attività diverse. Ci sono molte risorse anche in lingua inglese, le altre lingue non le ho sperimentate. Tornando invece ai nostri sempre a casa, come si suol dire, torniamo a casa, potrebbe essere anche possibile generare ad esempio delle consegne. Tutte queste risorse, la produzione di tutte queste attività interne ed esterne, potrebbe partecipare ad esempio alla costruzione di un database per la raccolta di fondi e condivisione di risorse. Quello che dicevamo ieri con Claudia, quello che in gruppo posso trovare in termini di risorse e approfondimenti non potrà mai essere paragonabile a quello che da sola posso fare. Da sola posso trovare 10 risorse su un argomento, in gruppo ne possiamo trovare almeno il doppio. Quindi questa è la filosofia delle attività, che possono essere delle consegne. Ci confrontiamo, posso essere un'assegnazione singola, può essere un'assegnazione di gruppo, può essere un'assegnazione nel piccolo gruppo, e poi c'è sempre una restituzione e una condivisione. Quando si creano, si condividono risorse, anche l'analisi critica di quello che si è cercato, sospendendo sempre il giudizio con tutte le... poi ne parleremo, ma ne abbiamo già parlato, insomma, martedì sul workshop, è importante. Oppure la consegna di un progetto. Capite che il singolo artefatto, come diceva Claudio, richiede un tempo, un impegno di singolo, di gruppo, di un certo, insomma, di un certo livello. Quando parliamo di progetto, potrebbe essere un'attività che viene co-costruita anche attraverso risorse diverse. Cioè, la costruzione della timeline degli azzechi non si fa in un giorno. Insomma, poi abbiamo il glossario, sempre come dicevamo prima, che può essere una risorsa utile in questo senso. Ancora qui parlavamo della valutazione da pari, anche in questo caso ne abbiamo parlato martedì, nel caso in cui fosse interessati vi rinvio la registrazione. Anche in questo caso possiamo prevedere delle attività di workshop, quindi se noi nell'attività di consegna del workshop, l'altra volta di cosa vi parlavo della consegna del prodotto multimediale. Beh, il puzzle per la creazione di un prodotto multimediale mi sembra che vada più che bene. Quindi, anche in questo caso, si possono creare delle consegne singole di gruppo, un forum per l'area di discussione del workshop, così se abbiamo altri forum, le comunicazioni non volano da una parte all'altra, ma vi avviso che più forum avete, più le attività, più le domande capiteranno random. Presentiamoci, discutiamo e discutiamo in presenza.
parliamoci. Questo è, diciamo, più di 10 anni di esperienza, quindi nonostante le descrizioni forum danno sempre queste sorprese, ma si possono spostare. L'altra cosa è legata alla valutazione, insomma, dei pari, sicuramente legato ad un aspetto importante, che è legato a cosa? Quando si fanno attività, e quindi ritornando anche al manifesto di cui parlavamo prima, bisogna sempre accettare le idee degli altri. Quindi facciamoci un piccolo decalogo, diamo delle regole, perché è importante accettare le idee degli altri, non è facile. Valorizzare anche le idee insolite. Le idee insolite, si parla di idee originali, molte volte io, insomma, nel nostro gruppo di lavoro parto con delle idee e, insomma, devo dire, trovo sempre accettazione ed è una cosa importante quando ci confrontiamo, insomma, con tra i colleghi. E poi può essere anche importante ripartire, ad esempio, molte volte lo facciamo, da un'idea che lancia Anna Maria e poi e Claudia la ripensiamo, quindi la restituiamo. Sono tutte, diciamo, dinamiche che possono generarsi nelle attività, insomma, di valutazione di gruppo, di pari e, insomma, così via. Sì. Grazie Katia. Per concludere, quindi, andiamo velocemente sul quinto step proposto dalla Gili Salmon, che è appunto quello di momento di consegna dell'artefatto, per cui il nostro laboratorio è praticamente arrivato quasi al termine, si è in grado di costruire le idee acquisite, si sono appresi più strumenti e più metodi per svilupparli, quindi il gruppo o il singolo, come diceva Katia, consegna l'artefatto. Allora, lo step che abbiamo aggiunto era appunto quello della restituzione e la valutazione, ma in questo momento facciamo semplicemente riferimento al fatto che ogni laboratorio, ovviamente ogni attività laboratoriale deve avere una restituzione, come ci suggerisce anche Gili Salmon, e che quindi poi noi decidiamo il metodo di valutazione, che sia una rubric o altro, adesso sarebbe un discorso troppo grande da affrontare. Quindi l'importanza del feedback, di cui abbiamo già discusso ampiamente negli altri webinar, va a concludere la nostra esperienza proattiva, la nostra esperienza laboratoriale online, e insomma speriamo di avervi ispirato con gli strumenti che solitamente, insomma, andiamo a utilizzare nelle nostre attività. Grazie. Grazie. Allora, magari intanto che Daniela si riconnette, proprio da qualche giorno ho visto presi video e registrare la webcam creando dei layout accattivanti per gli elementi da slide. Esatto, era proprio questo, era l'invito a utilizzare dei metodi di registrazione video. Ovviamente tutti gli strumenti che abbiamo presentato, è chiaro che devono piacerci a noi come docenti, ma soprattutto dobbiamo pensare che è uno studente che deve trovarli divertenti, accattivanti, ma soprattutto facili da utilizzare, perché non avranno la possibilità di un tutorial da parte nostra come docente, e quindi dovranno essere il massimo fruibili. Si può gestire da Moodle questi software che abbiamo presentato? Alcuni sì, per esempio presi, noi possiamo condividerlo come link e quindi poi allegarlo nella nostra pagina Moodle del nostro corso come link URL, che rimanda direttamente alla presentazione online. Sono tutti software online, quindi, diciamo, permettono una condivisione sulle altre piattaforme. Allora, poi c'è anche un altro aspetto da valutare, perché è legato a cosa? Nel senso che alcune, dicevo prima, il puzzle ha nell'indicazione delle istruzioni la possibilità di integrare come tool esterni, che Moodle lo fa, però poi di caso in caso bisogna sempre, insomma, sentire un po' i colleghi che si occupano di queste cose. Alla questione del copyright credo di aver risposto prima, insomma, a Milena. Ovviamente quando andiamo a fare delle operazioni, insomma, di manipolazione, eccetera, come sapete, anche sono molti archivi di immagini, di video, insomma, di attività o di cose, è sempre importante. Insomma, io nel frattempo prendo tempo perché vedo che c'è la prof che sta cercando di collegarsi, quindi aspettiamo un attimo, però nel frattempo vi intrattengo.
in maniera, insomma, spero interessante. Beh, rispondiamo alle domande intanto, così. Sì, avevo capito che Luciano si riferisse a Pertree. Sì, adesso guarda, su Pertree non ho mai sperimentato se c'è proprio un'integrazione proprio più importante, ma me lo chiedevo anche per Google Drive, ad esempio, perché alcune volte i moduli si integrano all'interno di pagine oppure no, però molte volte se poi siamo loggati con account diversi può accadere che insomma qualcosa non funzioni. Quindi quello che possiamo fare è proprio aprire, gestire, fare un mix, no? Delle cose, tornando sempre a casa, come dicevamo prima, usando questa metafora, è quella di creare proprio degli spazi di condivisione, di risorse, perché molti di questi ambienti poi consentono di, insomma, di condividere attività. Ma anche lo stesso Prezi, noi anni fa, insomma, con Anna Maria e Claudia abbiamo, insomma, sperimentato e chiesto sempre agli studenti in alcuni corsi con altre colleghe. Ora ti sentiamo. Scusate, scusatemi che non riuscivo, non so perché si è scollegato internet. Quindi vi ringrazio per la sostituzione del ruolo. No, stavo dicendo che mi è venuto in mente, intanto interessantissimo il vostro palleggio, diciamo così, fra la parte più teorica, diciamo, e poi l'utilizzo pratico. E poi a me era venuto proprio in mente, così, pensando ai miei insegnamenti, ai miei moduli, anche al TBL, proprio perché insomma la filosofia è molto, molto simile, la condivisione, quindi devo dire che è stato veramente, veramente molto utile. Quindi vi ringrazio anche e io direi che possiamo continuare con le domande. E Maurizio Mercurio ci chiede: pensavo di utilizzare AirPuzzle per mettere le mie lezioni online e dare riferimenti di come utilizzarle e integrarle. Può funzionare? Non devi verificare un attimo, Maurizio, perché non ho mai provato a vedere, diciamo, i limiti rispetto al bacino di file in termini di pesi o di numero che gestisce l'ambiente. Però se tu crei, non so, una classe virtuale, quindi uno spazio a cui dai, non so, immagino più che classe, insomma, il corso che tu hai, bisogna vedere un attimo, ci devi un attimo, insomma, giocare, vedere i limiti rispetto ai video, quindi caricare una parte. Quindi questi poi vengono caricati in questo, diciamo, in questo spazio della tua classe, classe 1 invento, quindi inserirai, non so, 10 video e lì puoi, insomma, nel caso invitarli, invitare tramite, insomma, la procedura gli utenti, i tuoi studenti a quell'ambiente specifico. In realtà che cosa fa il puzzle su tutto questo aspetto? Riprende un po' quello che fa il nostro Moodle, il nostro Dolly nella classe, eccetera, solo che lì abbiamo un ambiente nostro, e poi in un certo senso riprende anche la questione di, insomma, di Google Drive con Classroom, eccetera, che adesso è stato potenziato. Quindi come vedete è come se io dico: ho una macchina, però che macchina ho? La Fiat o l'Audio Ferrari, magari. Quindi in questo caso è un attimo sperimentale, vedere un attimo come funziona anche le attività che sono, insomma, gestite nell'ambiente. Però molte scuole che lavorano in economia di scala utilizzano questi ambienti. Abbiamo lasciato fuori altre cose che, insomma, sono molto utilizzate in questo periodo. E un'altra domanda che ci viene da Rigo Bonisoli è: mi verrebbe in mente una activity volta a far fronte molto parzialmente alla perenne carenza di tutor disciplinari, almeno per gli insegnamenti di base del primo anno delle triennali. Metto un forum settimanale per gli studenti, tipologia del forum da decidere, in cui ogni settimana nomino un capoclasse diverso ogni settimana. In ciascuna settimana il capoclasse risponde alle domande degli studenti sugli argomenti svolti a lezione nella settimana precedente. Al termine di ciascuna settimana il docente guarda le risposte date e corregge ove necessario. Eventuali bonus, e continuo, scusate, che riprendo la domanda. Eventuali bonus in termini di valutazione finale per i capoclasse più brillanti. Si è visto qualcosa del genere? Grazie. Sì, Enrico, hai descritto il peer tutoring. Esatto, in più volevo aggiungere ad Enrico che il 5-step model di Gilly Salmon prevede una condivisione di ruoli a
all'interno degli studenti che partecipano alle activities o all'esperienza laboratoriale. Ora non abbiamo affrontato quell'argomento perché era ampio, però lei propone esattamente questo, propone di dare dei ruoli specifici agli studenti, che sia qualcuno che faccia da segretario, come viene definito nel TBL, qualcuno che faccia da capoclasse e che quindi si faccia portavoce e faccia da ponte con il docente in mancanza di tutor. Quindi perfetto. Sì, sì. Perfetto, perfetto. E diciamo che poi sia nelle attività di tutor tra pari, in questo caso, e poi l'altra cosa è che fungono da mentore, no? Il mentore alla pari di peer mentoring, quindi sono diverse attività ed è anche molto premiante, può essere anche un'attività sfidante, perché si è presa sempre con le moderazioni di cui abbiamo parlato prima. Passiamo a un'altra tipologia di domanda. Come si fa a dividere la classe in gruppi di lavoro con collaborate? Grazie. Di Valentina. Allora Valentina, questo è stato un argomento già affrontato, quindi non l'abbiamo dato un po' per acquisito, però ti dico subito, praticamente, e rispondo anche ad un'altra domanda legata alle sondaggi e alle domande. Quando entrate dentro collaborate, però vediamo se riesco a condividere, perché adesso aprire due ambienti di condivisione potrei... Vediamo se la rete mi... Vediamo se superiamo tutti i nostri livelli di condivisione. Velocemente, perché insomma non è oggetto del nostro incontro, però giusto per farvi vedere dove andare a spulciare. Però nelle guide condivise di Collaborate sono indicate alcune cose, non tutte, perché poi che è successo? Che nel frattempo anche loro si sono attrezzati, quindi alcune cose le hanno insomma implementate. Quindi ditemi se vedete Collaborate. Sì, in campo. Ok, sì. Questa è la parte di Collaborate. Qui abbiamo la chat in basso, i partecipanti, e c'è l'ultimo, il terzo quadratino, quello con la freccia che va verso il basso. Dove avete condivisi i contenuti? Sotto c'è contenuto secondario e c'è il pooling per fare le domande che vi potete preparare. Quindi scelta multipla, domande e le vado ad aggiungere. Ovviamente fa cose semplici, però insomma ci sono anche strumenti, poi Claudia vi dirà esterni, E poi ci abbiamo la sezione dei gruppi. Ovviamente io qui non ho nessuno, però qui possiamo creare insomma i gruppi. Però ripeto, possiamo fare, ovviamente non lo posso simulare perché sono soltanto io, però insomma se ci provate lo potete fare tranquillamente, nelle guide è indicato. Comunque la risposta è tutta qui. In pooling e gestisci i gruppi privati. Noi ci abbiamo provato, chiudo la finestra prima che mi crashi tutto, con due sistemi di condivisione, ci abbiamo provato con buon esito. Sì, sì. I tempi non sono ampissimi, perché insomma se avete tanti numeri sono ottimo giocarci. Okay, ma poi come dicevamo nello scorso webinar, è interessante i gruppi di Collaborate perché al docente permette di andare ad entrare ed uscire dalle singole stanze col singolo gruppo e andare a guardare live quello che stanno facendo, quindi è veramente come essere in aula, ma è essere online, quindi i gruppi sono formati, solo il docente ha la possibilità di girare, come se girasse tra i banchi. Bene, vediamo, mi sembra un'altra domanda da Letizia Leonardi, mi sembra di vedere dei pulsanti che non mi sembrano standard di Collaborate, vanno aggiunti in qualche modo? Forse era sotto, quando si attiva il pool, appare sotto quel pulsante con le barrette dell'istogramma, è quello, è nella funzionalità di dove ti ho fatto vedere prima Letizia, spero di aver... È standard comunque. Sì, okay, esatto. Passiamo, vediamo se ci sono altre domande. Mi sembra di capire che le domande sono concluse, quindi possiamo avviarci alla conclusione di questo interessantissimo webinar. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio principalmente Katia e Claudia per la loro chiarezza, per la loro padronanza, devo dire, veramente degli strumenti e alla prossima volta. Quindi grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie a te. Grazie.